Stelle, dopo l'alta tensione dei giorni scorsi, cercano di ricompattarsi sui temi caldi proprio di questi giorni, parlano di reddito di cittadinanza e proprio in questi minuti i nuovi vertici del movimento sono al Campidoglio. In risposta allo scandalo sulla mafia a Roma, il loro motto è "gli unici puliti siamo noi". Sentiamo Monica Giandotti. Rispetto ad uno scenario che ancora una volta butta fango sull'Italia, facendo conoscere al mondo che oltre alle mafie che già conoscevamo ce n'è ancora un'altra e che guarda caso vive e si nutre dei rapporti con la politica, l'unica forza politica che in questo momento deve pensare necessariamente al futuro di questo Paese siamo noi. Proprio oggi Luigi Di Maio sarà protagonista con i suoi colleghi del direttorio in un blitz in Campidoglio. Nelle intenzioni i cinque dichiarano di voler rimanere alla sede del Comune fin quando il sindaco di Roma Marino non li riceverà. Intanto questa mattina i 5 Stelle presentano la loro proposta di legge sul reddito di cittadinanza e Di Maio lancia il suo appello al Presidente della Repubblica. Come ultimo atto del suo mandato, faccia una cosa per cui essere ricordato. Mandi un messaggio alle Camere e chieda prioritariamente di approvare il reddito di cittadinanza per 10 milioni di cittadini. Grazie. La proposta di legge targata 5 Stelle si riassume nel motto "nessuno deve rimanere indietro" ed è rivolta a 9 milioni di cittadini con un reddito o una pensione sotto la soglia di povertà. Circa 780 euro al mese, variabili a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, non tassabili né pignorabili, costo dell'operazione circa 17 milioni e secondo 5 Stelle non mancano neanche le risorse da ricercarsi, tra le altre cose, nella tassazione del gioco d'azzardo e il taglio alle pensioni d'oro. Va cambiato il sistema produttivo, insiste Di Maio, che assicura nessuno scambio tra questa misura e la partita al Colle, sarebbe omicidio di democrazia. Tentativo di rilancio in piena regola dunque per i 5 Stelle che in queste ore sono alle prese con non poche tensioni interne, a partire dal dossier espulsioni. Dopo la telefonata tra Renzi e il neoepurato Artini, finiscono nel mirino alcuni dissidenti eccellenti come Rizzetto, Sarti, citati da una parodia musicale di una canzone di Nino Ferrer pubblicata sul blog di Beppe Grillo. Non resta che attendere cosa succederà al maxi raduno organizzato dal sindaco di Parma. Chi andrà non sarà espulso, assicura Di Maio, ma a questo punto è inevitabile che la conta delle presenze a Parma nella giornata di domenica influirà sugli equilibri nel movimento.